Ciao a tutti, terza puntata del mio decluttering del 2019. Oggi ci occupiamo dei blush. I blush insieme alle palette occhi sono il mio amore assoluto nel make-up. Sapete che mi piace tutto, mi piace provare tutto, ma quello che proprio mi dà soddisfazione, comprare, provare, swatchare, eccetera, sono i blush e le palette occhi. Non ce n'è. Io ho la fortuna di avere un sottotono neutro, per cui abbino facilmente blush al tipo di trucco che decido di fare. Sia che siano blush caldi, sia che siano blush freddi di un colore o dell'altro, li abbino o al trucco occhi, o al trucco labbra, o a entrambi, un po' a seconda di come sono vestita, di come mi trucco, eccetera. Scusatemi, mi è andata attraverso la saliva. Mi piacciono tanti tipi di blush, ho sia blush economici che meno economici, insomma, ho un po' di tutto. Allora, l'anno scorso ero partita con 60 blush ed ero arrivata a 40. Quest'anno parto da 50, quindi quest'anno mi sono cresciuti 10 blush. Come al solito, la mia intenzione non è quella di ridurre al minimo per forza di cose, ma è quella di avere ciò che mi piace tantissimo, ciò che mi piace ancora, perché nel tempo comunque cambiano magari anche i gusti, ciò che si addice di più al mio modo di truccarmi e di essere al momento, e ovviamente ciò che è ancora buono. Comunque qui credo proprio che non ci sia niente che non sia più utilizzabile. Vi ho portato le scatole così come ce l'ho nel mio cassetto. Questa è questa grande e questa piccolina perché non ci stavano più qui dentro. Spero di poter far stare tutto nella stessa scatola. Partiamo da questa piccola. Questo è il blush di Milani, della linea dei blush cotti. È il numero 03 Corallina, Baked Powder Blush. Me ne avete sentito parlare tanto nel tempo perché è un blush che io ho utilizzato molto in estate. Vi farò gli swatch. È un blush estremamente scrivente ma sfumabile, un bel corallo, pesca molto bello, con tanti brillantini all'interno. L'ho usato tanto volentieri in questi anni. È stato spesso tra i miei blush preferiti per l'estate. È arrivato il momento ora di disfarmene. Lo darò a mia mamma, a lei piace moltissimo, semplicemente perché nel tempo mi sono cresciuti tanti blush corallo e prediligo altre formule. È comunque una bella formula, bella burrosa, ma ci sono questi brillantini che poi non si notano più di tanto, non danno fastidio sul viso, ma a questo punto preferisco altri blush, quindi questo lo do via. Per parlare di un blush corallo che adoro, il Clinique Cheek Pop Blush Pop 01 in Ginger Pop, questo è un color pesca corallo bruciato, un pochino più rosato, meno aranciato di quello di... Questo è quello di Clinique, questo è quello di Milani. Io adoro, adoro, adoro questa formula. È setosa sulla pelle, il colore sembra che esca dalla pelle, si sfuma da solo, sono blush strepitosi. Senza dubbio questo è andato a sostituire nel mio cuore quello di Milani. Un altro blush fantastico, anche di questo vi ho parlato tanto, è questo blush di Avril. Si tratta del blusher, come si chiama? Pêche Rosé, è un pesca rosato, un blush opaco, dalla formula biologica, è stupendo. Anche qui super setoso, formula fantastica, scrivente ma sfumabile, è semplicemente fantastico. Io adoro alla follia questo blush, è veramente meraviglioso, si sfuma sulla pelle che è una meraviglia e ovviamente questo lo tengo. Questo di H&M è uno dei miei blush go-to, da tutti i giorni è perfetto, ha un colore fantastico, si chiama Rosy Brown, è un nude rosa marroncino, un malva veramente perfetto, anche questi blush sono bellissimi, è ottima la formula, guardate che meraviglia, anche questo è scrivente ma veramente sfumabile, lo adoro alla follia, non me ne libero affatto. Di questi blush di Kiko vi ho parlato, anche in questo caso, trovo che siano veramente interessanti. Si tratta della linea Smart, quella che costa di meno, io ne ho due. Uno è il numero 11 ed è questo rosa, e uno è il numero 9
ed è questo bellissimo marrone bruciato. Sono blush che presentano in gamma dei colori anche molto particolari, come questo ad esempio. È estremamente setoso, estremamente sfumabile, bellissimo secondo me. Con l'abbronzatura è pura poesia. Adesso per farvi vedere il colore vi ho fatto uno swatch piuttosto carico, ma è assolutamente sfumabile sulla pelle, setoso, dura a lungo. Sono ottimi questi blush e questo lo tengo. Questo mi sa che decido di darlo via adesso allo swatch per sicurezza, solo perché ho deciso di tenere meno blush rosa possibili, perché li uso sempre meno. E è molto bello questo rosa, stupendo direi. Vedete come sono scriventi, mamma com'è bello. Sono entrambi leggermente satinati, però ho portato qui anche le palette, perché quando avevo comprato questo non avevo questa palette di NARS, e ci sono dei colori anche bubblegum, anche interessanti, che insomma voglio coprire più che posso, diciamo, i rosa con questa palette di NARS, ed eventualmente mi sono dimenticata di portarla giù con il rosa malva e il rosa violaceo presenti nella palette di Urban Decay, la Back Talk. Quindi questo lo do via. Questo secondo me potrebbe andare molto bene alla mia amica Mimma, perché è una carnagione piuttosto scura che sta bene con questo tipo di colori. Passiamo ora a questa grande scatola, una meraviglia, questo blush di, non di Wycon, che dico, di Wet n Wild, i Color Icon. Questo è il Mellow Wine, è stupendo, è uno dei miei colori, un blush bello caldo, anche questo piuttosto bruciato, completamente opaco, adoro questo colore, è stupendo. È un po' più zucca, un po' più mattone rispetto al corallo che vi ho fatto vedere prima. È un colore che è bello sia d'inverno che d'estate, sfumabile, dura tanto sulla pelle, mi piace veramente tantissimo. No, lo tengo, non lo do via. Questa meraviglia di Guerlain è un duo di blush. Non l'ho messo nelle palette perché ho solo un duo di blush, semplicemente. Lo amo, ce l'ho da tantissimo, non so se lo fanno più. È il Pink Punk, si tratta di un rosa corallo, di un meraviglioso malva che ho da tantissimo tempo, ma che utilizzo ancora con estremo piacere, mi piace da impazzire, e lo tengo. Per restare sull'alta profumeria, un altro blush che tengo è questo di Chanel, della linea delle blush creme. Questo è il numero 67 Chamad, anche questo non so se lo facciano più. Si tratta di un blush in crema ma effetto cream to powder, un fragola fantastico che ha di meraviglioso il fatto di fondersi perfettamente con la pelle, di sfumarsi facilmente come un blush in polvere, ma di avere quell'effetto naturale che hanno i blush in crema, è semplicemente fantastico. Temo che l'inquadratura sia un pochino troppo vicina, scusatemi. Non so, forse è meglio così. Boh, proviamo. Allora, procediamo. Visto che ho parlato di un blush in crema, anche se era un cream to powder, andiamo sull'unico blush in crema puro che ho. Scusate i rumori, ma ci sono le vacanze, ho Daphne a casa, quindi non posso certo impedirle di giocare o fare ciò che vuole. Questo blush di Max Factor io l'avevo avuto in omaggio insieme ad un rossetto. Sono rimasta stupita per quanto mi fosse piaciuto. Questo è un blush in crema a tutti gli effetti, che ha tra l'altro un finish sulla pelle favoloso, perché a parte, guardate quanto scrive, si sfuma molto facilmente, non va a mangiare la base sotto. Io l'ho applicato sempre con un pennello duo fibre, ma è stupendo, ho applicato anche con la spugnetta. Questo lo do a mia mamma per un semplice motivo: lei non usa la cipria. Secondo me con questo tipo di blush non bisogna usare troppe polveri, perché si perde un po' questo effetto bellissimo che fanno i blush in crema per loro definizione. E su di me non dura tanto, forse per il mio tipo di pelle, non lo so, mi rincresce tantissimo perché mi piace veramente molto. Se amate blush in crema, questa linea ve la consiglio. Come si chiamano? Miracle Touch Creaming Blush, e questo in particolare era il numero 82 85 mi pare.
lo regalo mia mamma. Questo splendore, guardate il packaging, è uscito per Riego dalla Palma con la collezione estiva di quest'anno. Siete pronti? Questo è il capolavoro di questo blush. Si tratta di un blush leggermente satinato, di una satinatura molto naturale, con questo effetto sfumato degradé che va da un corallo bello acceso a un color biscotto praticamente. Stupendo, è ovviamente un blush customizzabile. Guardate la scrivenza di questo blush, ma tanto è scrivente quanto si sfuma. Insieme il colore è questo, cioè devo aggiungere altro, non mi libererò mai di questo blush, mai. Continuo a vedere l'inquadratura troppo vicina, scusatemi, ma io faccio una fatica infernale a gestire i video decluttering, perché non vedo l'anteprima, sono abbagliata dalla luce in una posizione in cui non vedo l'anteprima, chiedo perdono. Andiamo, li tiro fuori tutti insieme, a questi blush di The Balm. Voi lo sapete che li amo, ho deciso di collezionarli perché li amo, non per altri motivi, li uso, non li colleziono soltanto. Questo è quello della linea Boy, il Cabana Boy, è l'unico che ho in taglia di vendita, perché gli altri due, il Frat Boy e il Down Boy, quello rosato e quello pesca, opachi, li ho in una palette. Questo è Cabana Boy ed è pura poesia. Questo, pur essendo un rosa violaceo, lo tengo. I blush di The Balm hanno come caratteristica, in quanto colore, di non essere per nulla banali. Non c'è nulla che somigli a questi blush e non si somigliano tra loro. Sono molto scriventi, molto sfumabili e molto duraturi. A me non interessa necessariamente che un blush sia iper scrivente, mi interessa che la sua scrivenza si traduca poi in facilità di essere sfumato, che non facciano macchia, e questi sono fantastici. Per restare sulla linea più classica ho Lot Mama, che è il mio blush per l'estate per eccellenza, è scavatissimo, usato un sacco, non esiste sulla faccia della terra qualcuno che non lo conosca, è il classico rosa pescato con pagliuzze dorate, super perfetto per l'estate, stesse caratteristiche meravigliose del blush di cui vi parlavo prima. E poi ho gli stain li ho tutti, ho avuto conferma da uno di voi che ormai stanno vendendo solo le rimanenze, li hanno tolti dal mercato. Ho intravisto che stanno uscendo dei nuovi blush per The Balm, sono curiosa di andare a vedere come sono, ve li mostro e li tengo tutti. Allora, due prettamente invernali, diciamo che sono invernali se decidete di usarli d'inverno. L'Houndstooth è il più famoso, probabilmente si tratta di questo malva meraviglioso, un malva abbastanza scuretto, ma anche qui stesse caratteristiche di sfumabilità, questo è completamente opaco, e gli stain sono famosi anche per la loro estrema durata, che confermo assolutamente. Poi ho il Pinstripe, che è un colore meraviglioso, qui si tratta di un satinato violaceo, freddo, con una satinatura argentea, è semplicemente favoloso, come vedete molto diverso da questo che era il Cabana Boy, non ce n'è uno che somiglia all'altro, assolutamente. Poi cominciamo a toglierci qualcosa di dosso, perché altrimenti non vado avanti. Mi dispiace veramente molto che non facciano più gli stain, vediamo se i prossimi che usciranno saranno allo stesso livello o, perché no, se possibile anche meglio. Togliamo un po' dell'umido delle salviette, se no gli swatch non possono assolutamente venire. Allora, uno tra i miei preferiti insieme a Pinstripe è questo, è stupendo, è il Swiss Dot, si tratta anche qui di un corallo pesca arancio bruciato, meraviglioso, meraviglioso, vedete, perché poi ho deciso di dar via il corallina, è veramente un di più onestamente ed è fantastico. Questo è completamente opaco, questo, per quanto possa sembrare strano, per me intendo, è la
come si chiama? Argile. È un colore rosato che parrebbe non essere perfetto sulla mia pelle. A parte che voi lo vedete più freddo di quello che è in realtà. Si tratta di questo rosa delicatissimo. È un rosa romantico stupendo, con i trucchi freddi d'inverno. Dà questo aspetto estremamente etereo alla pelle che adoro. Questo è un corallo fragola fantastico, étoile, bellissimissimo per l'estate. Questo è un fragola fucsia corallo, caldo, veramente strepitoso. E anche qui un altro colore che parrebbe strano, ma invece sul viso è stupendo. Si tratta di lace, si tratta di questo evidenziatore, lo vedete più viola, in realtà è rosa evidenziatore. È questo. Anche questo meraviglioso, sfumato sulla pelle. Tutte le volte che ho questo blush qualcuno mi fa i complimenti, nonostante sembri strano a vedersi. Dei blush di The Balm, ovviamente non do via niente, li adoro alla follia. Due blush cotti di Kiko. Ve ne ho parlato tantissimo nel tempo. Credo che i blush cotti di Kiko abbiano una qualità pazzesca. Ma uno di questi lo do via. Allora, da questo non mi separerà mai nessuno. Si tratta del blush uscito con la collezione Arctic Holiday, lo 01 Marmoreal Biscuits. È una cosa incredibile. Burroso, setoso, guardate la meraviglia. Ha questa satinatura che però è discreta sulla pelle, il colore si sfuma divinamente, lascia un effetto salute meraviglioso, volendo potete non indossare l'illuminante, non enfatizza texture, pori, nulla di nulla, è semplicemente fantastico. Quello che do via è questo, che è quello della collezione precedente o precedente ancora, il Moon Dust, lo 01 Mysterious Pink. A parte che il packaging non mi ha mai convinto particolarmente, però ho deciso di darlo via perché rispetto all'altro questo ha un aspetto un pochino più rosato, vedete? Ultimamente con i miei gusti sono più su questa linea che su questa. Questo assomiglia di più al The Balm Hot Mama, ma preferisco il The Balm Hot Mama, quindi questo ho deciso di darlo a mia mamma, sicurissima che le piacerà un sacco. Un blush che io considero blush, ma non so se è un blush o una terracotta, non ne ho idea, o una terra, è il prodotto Terracotta di COST Makeup Italia. Mi avete detto che ci sono più numeri presenti in gamma, ma io sinceramente non ho numeri scritti da nessuna parte, non ho idea. L'ho preso in un negozietto al mare. Si tratta di questo colore bruciato che secondo me è la linea di congiunzione tra la terra e il blush. Fantastico d'estate con l'abbronzatura, ha una satinatura stupenda, anche questo bello riflessato, vi fa tutto in uno. Io d'estate lo uso tantissimo, cioè l'estate scorsa l'ho usato tantissimo e lo sto utilizzando anche adesso. Lo adoro la follia, se lo trovate ve lo consiglio assolutamente. Questo è un blush che mi è stato regalato del brand Extreme Makeup numero 01 Fard Cotto, molto bello, ma anche in questo caso si tratta di un corallo abbastanza simile ad altri che ho e un filo meno scrivente, anche se è veramente bello. Ve l'ho detto della scrivenza, mi interessa relativamente. Ma rispetto ad altre polveri cotte che ho, è quella diciamo meno vibrante, anche se nella cialda sembra quasi far paura. È un colore in realtà abbastanza facile da portare. Sulla carnagione di mia mamma, scura e calda, potrebbe stare molto bene, quindi anche questo glielo do. Altro blush di Milani, meraviglioso, è questo con la cialda fatta a forma di rosa. Sono blush famosissimi. Non è famoso questo colore che io ho consumato tantissimo. Si tratta dell'Warm Petals numero 03 dei Powder Blush e si tratta di un colore fantastico. Allora, non è burroso, ma è vellutato al tatto ed è questo colore anche qui. Diciamo caldo, ma che va un po' al dorato, discreto e dorato. Mi piace, ma molto discreto, è quasi un nude caldo, direi. A me piace moltissimo e lo tengo. Come vi ho detto tante volte, questi blush, tra l'altro, sono giganteschi, hanno 17 grammi di prodotto. Considerate che questa terra che ho declatterato per mia mamma è 18 grammi, quindi insomma, parliamo di una quantità impressionante e anche questo lo tengo.
recente scoperta meravigliosa Maxi Blush di Rimmel in colorazione 006 Exposed. È meraviglioso, è un nude perfetto. Questo è il blush perfetto per ottenere un colore delicato, elegante, che va bene con tutto. Swatcha peggio di come sta sul viso. Sul viso è delicatissimo, ma si nota stupendo. È un blush meraviglioso e credo che potrei esplorare altre colorazioni di questa linea di Rimmel. I miei due blush di MAC. Uno più bello dell'altro, sono due blush favolosi. Uno è meno famoso di altri, ma comunque impermanente. Si tratta del Sun Basque, è un Sheerton che ha la caratteristica di avere una base colore magari meno intensa di altri finish, ma è così dorato, bellissimo. Anche questo è un colore stupendo, vellutato. Meraviglioso, e questo è Sur, che era uscito in edizione limitata. Scusate, mi sono interrotta un attimo. Era uscito in edizione limitata con la linea sui rossetti. Questo era quello abbinato a Velvet Teddy. Guardate che cosa non è. Ho sentito dire che entrerà in permanente, o è già entrato in permanente. Guardate cosa è. Io un blush così bello, è un nude perfetto. Leggermente malva rosato, non troppo scrivente, molto facile da gestire sulla pelle, costruibile, splendido. Poi ho 5 blush di Wonderland che mi erano stati regalati. Mi piacciono molto, sono abbastanza diversi l'uno dall'altro. Allora, sicuramente tengo questo perché è particolarissimo, si chiama Tinted ed è un colore strepitoso. Questa è un'azienda inglese che vende attraverso il sito. Guardate che meraviglia! È un purple borgogna, anche qui molto sfumabile, perfetto in autunno, semplicemente favoloso. E questo lo tengo di sicuro. Uno che mi è sempre piaciuto molto è questo, ed è no, non è questo, ma è aspettate che lo trovo. Forse questo Slide of Pink, non mi ricordo più se, vabbè, andiamo avanti così. Questo è Peachiness, quindi in teoria un blush pesca, ma io lo vedo più rosato. Ho altri colori simili a questo, lo do via. Questo è quello che dicevo prima, Slide of Pink. Questo è un colore caldo, un po' riflessato, satinato. Un po' aranciato, che ho usato tanto, però ho colori simili tra quelli che ho che preferisco, quindi anche questo lo do via. Poi abbiamo The Pinkness, quindi in teoria il rosa, è un bellissimo rosa, però anche qui per il discorso che vi ho fatto dei rosa darò via anche questo. E questo è Popping Pink, che è un altro rosa. Questo l'ho usato più degli altri perché è un colore bello romantico anche in questo caso, ma devo dire che se devo scegliere un colore rosa romantico, vado a scegliere da quando ce l'ho, l'anno scorso non ce l'avevo, questo di De Balma, anche se non sono un dupe dell'altro, come vedete, non si somigliano neanche, ma diciamo che il tipo di look che danno al viso è più o meno simile, quindi decido di dargli questo, per cui di questo brand tengo questo. Comunque sono blush che vi consiglio in linea generale. Non è che io do via le cose necessariamente che non mi piacciono, ma voglio ottenere quello che so di usare, semplicemente questo. Due blush che decido di dar via entrambi, purtroppo. Uno è questo di Deborah, il numero 10 Dark Pink della linea Blush Natural Matte Advanced. È un colore bellissimo, specialmente per un blush da drugstore, molto particolare, un bellissimo rosa scuro, però anche qui stesso discorso della palette di NARS, ma non solo. Anche nella palette di Urban Decay, la MAC Talk, c'è un colore simile. Questi blush sono molto belli perché sono vellutati. Scusate, mi sono interrotta di nuovo. Oggi Daphne è difficile da tenere buona. Allora, sono belli, sono vellutati, sono un matte molto naturale, non polveroso, però ripeto, ho
ho tante cose e tengo solo quello che uso. Anche questo è molto bello, l'ho usato tanto in passato, è lo 06, è un color nude malva, ma ho dei blush che gli vado sempre a preferire quando decido con un colore simile. Quindi anche questo l'avevo dato via. Poi veramente mi sta tantissimo antipatico il packaging. C'è all'interno un pennellino di un'inutilità incredibile e si fa fatica a tenerli via, insomma, decido di liberarmene. Questo di Wycon è un rosa che ho usato tantissimo, il 201 dei Compact Blush. Si tratta di un satinato rosato molto carino, è un satinato freddo, anche qui dà un look estremamente etereo e romantico. Ripeto, ho qualcosa di simile nella palette di NARS e in The Balm, l'ho usato veramente molto, posso darlo via. Questo è il blush di mia sorella. Come le starà bene questo? Nessuno mai. Questo di Nuba, anche questo tantissimo amato nel tempo, il numero 49 del Blush on Bubble, è un meraviglioso corallo. È un corallo più rossiccio rispetto a quello di Extreme Makeup che avete visto prima, però volevo farvi notare questa cosa. Questo di Nuba e questo di Extreme Makeup fondamentalmente sono la versione cotta di quelli dei corallo presenti nella palette di Smashbox, vedete? Praticamente uno e due. Riesco ad ottenere un effetto simile polvere cotta aggiungendo a questi due blush opachi questa polvere che è satinata. Quindi riesco ad ottenere un look veramente simile. Quindi, per quanto questo sia di qualità veramente incredibile, decido questa volta di darlo via proprio per non avere troppi doppioni. Quindi anche questi se ne vanno. Tre blush di Astra, vi riconsiglio tantissimo i blush di Astra, costano poco, sono belli, sono leggermente polverosi, farinosi in cialda, ma poi di fatto sulla pelle questa polverosità non si traduce affatto. Ne ho tre e decido di tenerne uno. Allora, questo è un nude, è il numero 03, questo è il nude per eccellenza. Questi ve lo dico subito, swatchano male, sono molto più belli sul viso. Hanno tra l'altro un buonissimo profumo. È il nude per eccellenza, il nude quasi senza sottotono, forse leggermente caldo. Molto molto bello. Ho altre cose così. Questo anche questo sarà perfetto per mia sorella perché è facile da utilizzare su una pelle chiara come la sua. Questo è il numero 02, anche qui parliamo di un nude un pochino più caldo e coralloso di quello che avete visto prima. Come vedete, non mi mancano, come avete visto, non mi mancano questi colori, quindi anche questo lo darò via. Mi tengo assolutamente questo che è un colore particolarissimo, è il numero 04 e si parla quasi di un lavanda, è fantastico. Questo in autunno e inverno specialmente, guardate la meraviglia, con smoky o comunque neutri freddi sugli occhi. Avete veramente un blush di un'eleganza incredibile, particolare, diverso da altri. È fantastico, fantastico. E questo decisamente lo tengo. Due blush di cui mi sono innamorata, trovati comprando il Match Perfection di Rimmel, sono questi di questa linea di Rimmel, il Lasting Finish Soft Color Blush. Io ho lo 020 Pink Rose e lo 010 Santa Rose. Anche questi swatchano peggio di quello che sono in realtà. Si tratta di blush satinati dalla lunghissima durata, morbidissimi, fantastici. Danno una luce naturale alla pelle. Questo è un colore fenomenale, lo adoro, mi piace da impazzire. Come mi piace questo che è lo 020, che è un colore leggermente più rosato, più evidente, anche più pescato. Forse preferisco il Santa Rose. A dire la verità, di questo colore dello 020, il Pink Rose o qualcosa di simile, ma sinceramente mi piace tantissimo il finish che dà alla pelle questo blush e decido di tenerlo. Blush di Shaka, anche questi ve li consiglio, basso costo, sono stupendi, entrambi opachi. Dunque, i colori 12 Biscuit è il mio preferito, è quello che ho usato di più tra questi. È un opaco, anche qui abbastanza pesca bruciato,
dove ve lo metto qui, mamma che bello che è il più nude tra i pesca bruciati che vi ho mostrato fino ad adesso, e questo me lo tengo assolutamente, ottima durata, sfumabilità eccetera. Questo è un rosa abbastanza scuro, è il numero 10 che si chiama semplicemente Rose. Come vedete ho usato meno rispetto all'altro, ma perché sono sempre meno da blush rosa ultimamente. Bello, eh? Se amate questo tipo di colore, è un bel colore anche questo, decisamente. Fra quelli che vi ho fatto vedere fino ad adesso, di rosa è il mio preferito, ma lo uso poco, è inutile tenerlo, quindi anche questo lo do via. Uno dei blush preferiti della vita, Urban Decay Fetish. Questo è il Malva Rosato Nude che vado a ricercare sempre per primo. Per questo ho dato via anche quello di Deborah. Questo ha quasi il buco, ha una formula fantastica, fantastica, sulla mia pelle è poesia. È questo colore meraviglioso, anche qui sembra che esca dalla pelle, diventa un tutt'uno con la pelle, dura tutta la vita, è un blush fantastico. Poi, Mulac. Sì, oltre a quelli che ho nelle palette che avete visto nel video precedente, ho questo che è famosissimo ed è Climax, un rosa nude stupendo. Questo lo tengo perché si tratta più che altro di un nude rosato, non tanto di un rosa, e va bene praticamente con tutto. Quando non sapete che blush mettere, mettete Climax e non vi sbagliate. Questo 10NM purtroppo lo do via, mi piace tantissimo, tantissimo. Era della vecchia linea 10NM, non si trova più, era il 14 Pink Dahlia, fa paura visto in cialda, è questo rosa ciclamino, fantastico, molto sfumabile sulla pelle, però io lo porterò due volte l'anno. Quando lo metto mi piace un casino, ma finisce che lo prendo in mano veramente poco. E questo lo darò alla mia amica Mimma, perché mia mamma e mia sorella fanno paura anche vederlo da lontano. Poi due blush di Kiko dei Trio, quelli a strisce, si chiamano Shade Fusion Trio Blush, lo 01 e lo 06. Lo 01 è fantastico, anche questo è un blush da tutti i giorni, molto usato, spesso lo porto con me quando vado via nei weekend e così via, è bellissimo. Anche qui potete andare a focalizzare il pennello più nella parte più chiara o di più nella parte più scura, a seconda dell'effetto che volete creare. Molto vellutato anche questo blush, molto, veramente molto carino. Questo lo tengo, ma l'altro lo do via perché è un rosa, e anche in questo caso è un rosa abbastanza freddo. Nel caso di prima tutte le strisce erano opache perché non si è chiuso. Che succede? Ma si è rotto? Ma si è rotto? Ma cosa è successo? Ah, allora, questa parte che doveva calamitare il blush si è staccata. Vediamo se riusciamo ad aggiustarlo in diretta. Del resto hanno un po' di tempo questi prodotti, eh. Hola. Ma uffa. No, rimane dall'altra parte. Non so che fare, si è proprio rotto, eh. Ho paura che poi non vada a chiudersi più. Per ora teniamolo così, poi vediamo, mi piace troppo, lo tengo. Questo dicevo è tutto opaco, questo invece nella parte chiara è leggermente satinato, quindi dà un effetto diciamo un po' più glaciale sulla pelle. In realtà il colore è abbastanza interessante e io l'ho portato anche volentieri, fa questo effetto quasi un po' lattiginoso, ma non è più un colore che mi rispecchia particolarmente. Questo lo darò a mia sorella, un soprattutto di carangione molto chiaro, quindi a lei sta bene, e questi pura poesia. Pura poesia, li adoro, vorrei tutti i colori. Butter Blush di Physicians Formula. Ho il Nude Silk, che è quello che ho utilizzato di più perché è il più adatto secondo me a questa stagione. Si tratta di un nude con un sottotono leggermente caldo, ma è un nude. È un nude perfetto, io non so come dire, sulla pelle è fantastico. Quando ce l'ho, mi chiedete che base ho, che cosa ho sulle guance, mi fate complimenti per la base in generale, per la levigatezza della pelle, è sempre questo blush.
È così discreto da non vedersi come macchia, ma da fare la differenza. È stupendo. Com'è bello questo, che ho usato meno perché è un po' più invernale, ma in realtà oggi lo indosso perché ha un colore lilla sugli occhi. Si chiama Plum Rose. Anche in questo caso si tratta di un nude puro, ma è un nude con un sottotono stranissimo, malva, violaceo, grigiato, non so come dirvi. È uno di quei colori che dovreste provare. Ovviamente consiglio solo a carnagione chiare, perché su una carnagione più scura non si noterebbero. Voglio provare anche i colori un po' più accesi, tipo il Vintage Rouge, mi ispira tantissimo. Hanno più o meno lo stesso profumo del Butter Bronzer, dico più o meno perché in realtà sono un po' meno profumati, secondo me la stessa identica formula. Borrosa, aderisce alla pelle come una seconda pelle, anzi come la prima pelle. Sembra che abbiate preso colore naturalmente, un colore discreto, bellissimo, iper fusionale. Con questo ho terminato i miei blush. Ho riempito completamente il cestino e ora vediamo quanti ne ho dati via. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 brush. Quindi da 50 sono passata a 32. Con 32 blush mi sento più che a posto. Come ti ho detto, non mi preoccupa moltissimo il fatto di averne tanti o pochi, onestamente, lo dico proprio col cuore in mano, non mi frega se verrò criticata per questo. Del resto, è il mio hobby, è la mia passione, decido di viverla un pochino come credo. Io so, perché lo so, quanto io sfrutto le cose che ho. Quindi per me avere 32 blush non è affatto un problema, è sicuramente un numero che io so gestire. Mi fa piacere averli, mi piacciono quelli che ho. Credo di aver risparmiato anche un bel po' di spazio. Visto che ho cominciato, se avete voglia di continuare a guardarmi, mettere a posto, proviamo a finire insieme di mettere in ordine questi blush. Devo dire che ho recuperato tantissimo spazio. Vediamo. Con questi ho finito una fila, direi. Abbiamo di qua 1, 2 e 2 di MAC, questo di Wonderland, Chaka Chanel, Kiko, Kiko, H&M, Avril Clinique e Rimmel. Guardate che roba! Sapete che io qua riesco a farci stare anche tutti i miei illuminanti e mi avanza spazio. Potrei anche cambiare scatola quasi quasi. Comunque, detto questo, ho finito i miei video decluttering per quanto riguarda i prodotti d'uso. Vi ho riportato qui la prima scatola che conteneva fondotinta, correttori, primer, terre, palette viso, illuminanti, spray fissanti, tutto quello che riguarda la base che non siano i blush, e qui ci sono i blush. Direi che non è affatto male, direi che resto con quello che mi piace. Ora queste cose non le vedrete più perché sono cose che voglio far sfruttare il prima possibile ai miei. Voi questi video li vedete sulla mattina del tempo, ma io li sto facendo. Li sto registrando a distanza molto ravvicinata, quindi questi io li do a mia mamma, a mia sorella, alle mie amiche perché possano sfruttarli quanto prima. Quindi dalla prossima volta cominciamo la lunga marcia dei prodotti occhi. Un po' non vedo l'ora, un po' ne ho timore. Spero che continuerete a seguire questa carrellata dei miei prodotti, di quello che decido di tenere o meno. Come sempre vi ringrazio, vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!